il Papa delle sorprese, dei gesti, degli abbracci, ma soprattutto della preghiera. Dall'inizio del suo magistero, Papa Francesco cerca il volto di Gesù negli ultimi, in chi si sente abbandonato e solo, in un mondo incapace di fermarsi a sostenere il fratello caduto. Tra i sudamericani, i profughi eritrei e gli ucraini che vivono nella baraccopoli del campo arcobaleno, non lontano dalla parrocchia romana di San Michele Arcangelo a Pietralata, il Papa si sente a casa, come quando visitava da cardinale le Villas Miserias di Buenos Aires. Varca una porta di lamiera, il suo vestito bianco splende tra il fango della strada. Nel suo passaggio incontra prima la sorpresa dei due bambini che giocano, poi la gioia di una donna, corsa ad abbracciarlo, e infine la felicità di tanti che gli gridano nella sua lingua madre «Benvenuto e grazie». Il grande entusiasmo è la misura del gesto del Papa, della sua attenzione per questi invisibili che lo abbracciano con tanto calore. Come viene? Con loro recita il Padre Nostro in spagnolo, chiude gli occhi, benedice quelle vite che vivono in miseria. Tutti lo accompagnano all'uscita, lo ringraziano ancora una volta, poi, prima di ripartire, incontra alcuni ucraini ai quali il Papa confessa di pregare ogni giorno per la loro terra. Puntuale, giunge alla parrocchia di San Michele Arcangelo e qui l'altro momento toccante, l'incontro con i senza tetto assistiti dalla comunità di Sant'Egidio. Uomini e donne provati dalla vita, con i volti segnati dalla fatica e dalla solitudine di chi si ritrova senza affetti e senza casa, con una grande croce da portare. Il fatto che la gente non sa il vostro nome e vi chiama i senza tetto. E voi sopportate questo, è la vostra croce, è la vostra pazienza. Ma c'è qualcosa nel cuore di tutti voi, in questo vi prego di essere sicuri, c'è lo Spirito Santo. Il fuoco che non si spegne mai, anche sotto la cenere. Dentro di tante cenere di sofferenze, di solitudine, ma sapete che c'è il fuoco dello Spirito Santo dentro. C'è la braccia dell'amore di Dio. E perché permette il Signore questa croce? Ma l'ha permesso al suo figlio per prima. E Gesù vi capisce bene. Anche io vi capisco bene. E vi sono vicino con la mia povertà di persona di non poter fare di più per voi. Ma col mio cuore vi sono vicino. L'incontro si chiude con una preghiera nell'abbraccio del Signore, ed un abbraccio ai poveri Francesco lo ha riservato anche a coloro che vivono intorno a San Pietro. Grazie all'elemosineria apostolica sono stati ristrutturati i bagni vicino al colonnato e realizzate tre docce. Il tutto, fa sapere l'ufficio della carità del Papa, con grande semplicità ma anche con tecniche moderne. Ci sono infatti dispenser per il sapone, il getto di acqua calda e ogni povero potrà avere un cambio pulito. Saranno in funzione tutti i giorni tranne il mercoledì in occasione dell'udienza generale. All'interno anche una piccola barbieria. Ogni lunedì dalle 9 alle 15 ci saranno dei volontari che si metteranno a disposizione. Un gesto di grande importanza, perché la dignità di un povero, spiega l'elemosiniere Monsignor Konrad Krajewski, passa anche nel sentirsi puliti, nell'avere mani bianche e capelli che per una volta profumano.